Bam 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 Essere o insegnare musica? Beh, nel 1998, al mio primo viaggio negli Stati Uniti, alla fine del primo corso all'Università della South Carolina con Edwin Gorton, lui mi chiamò nel suo ufficio e mi disse: Andrea, ti voglio dire una cosa importante. Cerca di essere musica per i tuoi allievi, non di insegnare musica. Mi disse anche: mi raccomando, quando vai a lavorare con i bambini musicalmente, e noi lavoriamo, noi dell'IGAM lavoriamo con bambini fin dalla primissima infanzia, porta la tua musicalità più alta. Devi cercare di essere più musicale quando sei con i bambini piccoli nella prima infanzia che quando fai un concerto. Mi illuminò perché Gordon diceva che i bambini sono piccoli solo di dimensioni fisiche, ma che in realtà, come capacità di apprendimento, come capacità di assorbimento, di concentrazione, sono più grandi di noi. E lo sappiamo benissimo, sappiamo quanto poco ci mette un bambino ad apprendere una nuova lingua rispetto a noi. Quindi, cosa voleva dire con essere e non insegnare musica? Gordon citava spesso una ricerca. In America fanno e facevano già all'epoca un sacco di ricerche, basta andare in un'università americana e vedere sui muri appesi cercasi volontari per una ricerca sui capelli, cercasi volontari su una ricerca sull'apprendimento. È un modo di procedere normale. Questa ricerca aveva visionato tantissimi video di tantissime lezioni di musica e aveva stabilito quanto tempo di una lezione di musica fosse musica. Perché sapete, la musica è un'arte invisibile. Non, spesso diciamo leggere la musica, no, tu leggi la notazione, non la musica. E quindi quando in una lezione tu spieghi dei giochi o spieghi la notazione o spieghi la teoria o chiedi di prendere uno strumento o di mettersi in una certa posizione o di respirare in un'altra, tu non stai facendo musica in quel momento, stai parlando di musica. A proposito, Mahler, Gustav Mahler diceva che sullo spartito c'è tutto tranne l'essenziale. Appunto, l'essenziale è il suono, l'interpretazione. Allora, sapete cosa è venuto fuori da queste ricerche? Che in una lezione di musica in media di un'ora, 15 minuti erano di musica, il resto era parole, organizzazione, eccetera, eccetera. Quindi Gordo diceva: essere musica significa che tu sei un modello diretto, un esempio diretto di musicalità. E Gordon in questo anticipava quello che poi è stato scoperto successivamente dal nostro Rizzolatti, neuroni specchio. E cioè, se io canto in modo espressivo per i bambini con cui lavoro e lo faccio con gioia, gioia relazionale di entrare in contatto, loro apprendono. L'ascolto è apprendimento. Quindi essere musica significa cantare, muoversi in modo espressivo, far passare la musica attraverso il nostro corpo. E questo noi lo facciamo, perché quando andiamo a insegnare i nostri corsi di musica in fascia in asilo nido, non parliamo mai. Pam pararam pam pam. E tutti i bambini ci guardano con gli occhioni. Parararam pam pararam pam pararam pam pam pam. Non diciamo: bravo, hai sentito il maestro? Shh. I bambini piccoli cosa fanno? Sorpresa, e poi cominciano a interagire. Ma io voglio parlare anche a chi di voi insegna strumento. Cantare, cantare, cantare le parti che devono interpretare, suonare davanti a loro, suonare con loro. Musica. Grazie.